Quando parla il direttore sportivo non sono mai dichiarazioni banali, e cominciamo allora con una valutazione un po' di una partita che ha detto del Verona, di un Verona comunque in salute che ha tenuto testa una squadra molto molto forte, ha detto anche magari di un arbitro che forse nel secondo tempo si è poi reso un po' troppo protagonista, magari rovinando quello che era stato lo spettacolo almeno nel primo tempo, è d'accordo? Sono d'accordo con te, il vero dispiacere è questo, che è stata una partita giocata bene da entrambe le squadre, credo con Verona che non si è mai arreso, ha cercato sempre di cercare di fare il gioco, i dati alla fine partita lo dimostrano, 24 tiri a porta contro 6, tanto volume di gioco, possesso palla di gran lunga superiore, contro una squadra forte come il Benevento che ci ha messo in difficoltà, che ha delle ripartenze fra la sua arma, invece dobbiamo parlare purtroppo di decisioni avventate, sproporzionate, non so che dirti, io direi incomprensibile, ecco l'arbitro, incomprensibile l'espulsione di Pazzini, incomprensibile davvero, quando Pazzini subisce un fallo, ma è chiaro, non dovrei neanche descriverla, perché oramai con la televisione che analizzano, scandagliano e minuziosamente ogni singolo fotogramma diventa, e poi il discorso del recupero mi sembra stato una presa in giro francamente, l'arbitro fa il segno con il cronometro di bloccare il tempo, il gioco è fermo sulla prima espulsione di Cissé, dal 25esimo e 41 secondi fino al 30esimo e 28, 29 secondi, quindi quasi 5 minuti, 6 cambi, 2 interventi allo staff sanitario, forse 3 addirittura, crampi, situazioni ed è 5 minuti di recupero. E Felcen è una presa in giro, francamente, questa è una presa, la vera presa in giro. Sulle altre situazioni non sto a commentare se ci fosse o meno il fuorigioco, forse non c'era, se sul palo di Romolo il fuorigioco che secondo me non c'era, ma sono dettagli che dove non mi sono mai, noi non ci siamo fatti per tutto l'anno, abbiamo dei complimenti, mai commentati gli arbitri, mai. Se siamo qui a farla perché la misura è colma. Colma e merita rispetto alla città di Verona, merita rispetto i tifosi del Verona, che sono loro i veri protagonisti, sono i tifosi, i giocatori in campo, non devono essere gli arbitri, i dirigenti, ecco, io sono qui, mio malgrado, perché non vorrei essere sempre dietro le quinte, che è il mio ruolo, perché i protagonisti sono i giocatori in campo, ripeto, gli allenatori, i giocatori in campo, i tifosi soprattutto, che hanno anche oggi offerto uno spettacolo meraviglioso, credo che dover qui commentare un episodio arbitrale mi sembra, ecco, paradossale e triste, triste in assoluto. Spero di non farlo più, l'ho fatto dopo Latina, avrei voluto farlo e ancora una volta mi sono trattenuto, perché anche perché lì sono degli episodi macroscopicamente negativi a noi e forse vogliono rendere più avvincente il campionato, forse ci stanno riuscendo, ma ciononostante credo che abbiamo una squadra che è più forte degli episodi negativi. Grazie direttore, avete pensato magari a come muovermi a livello societario o farete qualcosa? Ora stiamo valutando, ora siamo ancora a caldo, dobbiamo riunirci, valuteremo le situazioni migliori per tutelare la nostra immagine, per tutelare il nostro capitano, perché poi spendere Pazzini è un delitto perché lo privi anche per le prossime partite, quindi oltre al danno la beffa, e credo che sia troppo.